All'assemblea dell'ONU il presidente Entezam annuncia che Triglini, con 46 voti contro 5, è stato confermato segretario generale. Wyszynski protesterà contro l'illegalità della rielezione che ha fatto prevalere una tesi statunitense. Trygve Lie ringrazia l'assemblea della fiducia, che è anche un riconoscimento dell'opera da lui svolta nelle difficili circostanze attuali. Einaudi, Donna Ida, Molé alla riunione indetta dai federalisti europei. Sotto la sigla del continente i ministri del Consiglio d'Europa. Oratore ufficiale il conte Carandini. Presenti Mr. Dayton, il sindaco Rebecchini, il presidente del Consiglio. E sarà ancora De Gasperi a ribadire gli argomenti in favore della petizione per un patto di unione federale europea, che egli stesso per primo e dando l'esempio sottoscrive. Seguito dai ministri Alvisio, Campilli, La Malfa, Petrilli, Spataro, Togni e Martino, autorevoli assertori di una iniziativa che può garantire la pace e permettere all'Europa di dire ancora una sua parola nella storia del mondo. Centomila persone accolgono Franco al porto di Santa Cruz de Tenerife. Sbarcato dall'incrociatore Canarias, con cui sta compiendo il suo viaggio ufficiale alle isole dello stesso nome, il capo dello Stato spagnolo procede verso la città su una macchina aperta, in cui ha preso posto accanto al sindaco. Un vero torrente umano lo segue. Numerose carovane sono giunte per rendergli omaggio dai luoghi anche più periferici di Tenerife, isola che gli è particolarmente fedele. Dal balcone centrale del Palazzo del Governo, il generalissimo che veste la divisa di capitano generale delle armate spagnole si affaccia a ringraziare la folla della grandiosa ovazione. Sulla strada romana, l'Aurelia, portano il vento delle colline bavaresi queste utilitarie tedesche, le Volkswagen, pellegrine a quattro ruote. San Pietro, la basilica nata dalla Redenzione, vede radunati in piazza i personaggi del Sinedrio e del Golgota. Perché questi Romei vengono da Oberammergau e sono gli autori di quella celebre passione di Cristo che vi si rappresenta ogni 10 anni. Luoghi e secoli si mescolano ancora più meravigliosamente quando San Giacomo sporge la testa dal tronco di una vestale e quando Giuda Iscariota fraternizza col Cireneo nell'ammirare le colonne e gli archi del Foro Romano. Se alla stazione di Napoli non vedessimo questo gruppo di autorità, tra cui il sottosegretario Battista, il direttore delle ferrovie di Raimondo, diremmo che si tratta di una normale corsa per Benevento. Si cerca di indovinare il perché del viaggio, mentre il presidente Perrotta spiega al sottosegretario che senza la pioggia il passaggio delle forche caudine sarebbe semplicemente meraviglioso. Non solo per la posa della prima pietra del fabbricato viaggiatori a Benevento si sono mossi questi personaggi. Si presenterà oggi per la prima volta in Italia l'auto Pullman a due usi. Con un cambiamento di ruote il comodo e molleggiato veicolo diventa treno, salvo poi eventualmente all'arrivo recuperare i pneumatici e proseguire per le strade. La Benevento-Napoli si riduce a meno di un'ora d'auto, una saggia auto che corre sui binari.